Buonasera agli amici della Società Filoellenica Italiana, buonasera da Atene. Vi voglio parlare stasera di Dionisio Solomos, cioè di colui che è considerato il padre della lingua greco-moderna. E mi sembra particolarmente opportuno farlo in questi giorni, nel marzo del 2021, dato che fra poche settimane, qui il 25 marzo in Grecia, si festeggia il bicentenario della liberazione dai turchi. È un anniversario molto sentito, ma all'interno di queste costruzioni storiche così importanti nella storia della Grecia moderna, non si può mancare di ricordare la fisionomia, l'opera di questo grandissimo poeta romantico. Quindi cominciamo con le immagini, anche perché vorrei accompagnare questo mio discorso con delle riproduzioni storiche che restituiscono anche l'importanza dell'ambiente, della sua formazione e lo sviluppo della sua vita. Dionisio Solomos, appunto, è intitolato a questa conversazione La passione per la libertà, e Dionisio Solomos è nato nel 1798 a Zacinto. Ecco, qui Zacinto è un'isola particolarmente importante per la letteratura, come sapete, perché innanzitutto ricostruiamo questa appartenenza che la comuna Solomos a un altro grande poeta, questa volta che ha scritto in lingua italiana, che è Ugo Foscolo. E è certo il caso, infatti, di ricordare quanto profonda fosse l'affinità fra i due poeti di Zacinto, persino in certi aspetti biografici. Entrambi discendenti di nobile famiglia, l'uno veneziana, l'altro greca, persero il padre quando erano ancora bambini e restando profondamente legati alla madre. La prima lingua letteraria per tutti e due fu l'italiano, che impararono nelle nostre scuole, anche se poi, come si sa, Solomos si impadronì della lingua neogreca al punto di diventarne il primo cantore. Anche le condizioni della loro produzione poetica mostrano qualche singolare punto di contatto. Per quanto ricca e profonda, la loro opera non fu poi tanto vasta. Nel caso di Solomos, addirittura, grande fu lo stupore degli ammiratori di fronte alla mole dei frammenti lasciati incompiuti dopo la sua morte. La passione della perfezione tormentava entrambi, da una parte consegnandoli all'immortalità, dall'altra impedendo la continuità del fluire dell'espressione. Ma nel Foscolo le incombenze e gli imprevisti di una vita avventurosa, in particolare la perpetua povertà, valgono quantomeno a giustificare tali incertezze, mentre l'abito mentale di Solomos, che ebbe una vita piuttosto ritirata e sufficientemente agiata, era quello di chi, esercitando un ferreo controllo su di sé e i propri impulsi, finisce per contenere eccessivamente le proprie potenzialità. La sobrietà è un tratto di stile esistenziale che può però condurre a una sorta di sterilimento. Ma comunque va bene, torneremo più avanti sulla personalità affascinante per tanti aspetti enigmatica di Solomos. Diciamo che entrambi furono consapevoli dei loro mezzi, educati con estrema attenzione. La loro sensibilità critica, l'ingegnosità della loro conversazione, la fermezza dei valori etici a fondamento dell'arte e della politica, insieme a un senso di umanità capace di grandi sacrifici, li hanno senza dubbio posti a modello di molte generazioni di idealisti e di ribelli. Ma là dove Foscolo sembra prendere amaramente le distanze dal finalismo semplicisticamente ottimista sul destino dei popoli, si veda per esempio il suo scetticismo sulla rivoluzione greca, che fu comunque un errore storico che non gli sarà mai perdonato, Solomos diversamente abbraccia con fiducia il mutamento, perché, come scrive in una delle poesie italiane più importanti, grande e bella è l'anima dell'uomo. La religiosità cristiana, che non gli venne mai meno, lo portava dunque a una visione provvidenziale, non troppo lontana da quella del Manzoni, che non poteva certo comparire nell'orizzonte meccanicista e immanentista dell'ateo Foscolo. Nessuno dei due si sposò o visse in una famiglia regolare. Ma la vita di Solomos è quasi simile a quella di un anacoreta in ascesa attraverso le conquiste della rinuncia, mentre nulla che non fosse umano, compreso ogni peccato, sperimenta e brucia l'incandescente vita di Foscolo.
Solomos si tiene accuratamente lontano dalla vita attiva e questo gli sarà rimproverato, almeno quanto al Foscolo la sfiducia nei confronti della rivoluzione, perché significava non partecipare direttamente al progresso della società civile, immischiandosi nelle strategie e nei balzi della politica, facendo però sempre giungere il suo pensiero illuminante, profetico, equilibrato, di intellettuale e poeta. Quindi questa orazione funebre di Ugo Foscolo, che si tenne appunto per la sua morte, fu tenuta da Solomos, l'autore appunto Dionisios fa frequentemente richiamo a quel che giudica il valore supremo, che sarà il filo conduttore anche della nostra conversazione, che è la libertà. E se a questa parola tutti i lettori greci farebbero richiamo al suo celebre inno, preferiamo per il momento ricordare piuttosto l'epigrafe in versi del poeta che Solomos predilesse, Dante, dedicati a Catone, che tutti conoscono, libertà vo cercando, che essi cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Come si sa, il concetto di libertà è cardine dell'intera commedia e non solo della Cantica del Purgatorio che più direttamente vi si riferisce. Ed è un concetto che lega in un unico nodo la conquista morale alla politica, come coscienza, libero arbitrio. A tale significato si richiama nel modo più coinvolgente e profondo l'opera di Solomos. L'omaggio al grande conterraneo, sepolto lontano, traccia questa eredità ideale, passando sopra le divergenze del dubbio o della fede, e per questo diviene indelebile. Vediamo altre immagini che riguardano. Ecco il problema della duplicità delle origini, perché succede che come sia Foscolo che Solomos, nati a Zacinto, però hanno preso delle strade molto diverse. C'è un tema estremamente interessante che è quello del bilinguismo. E anche infatti per Foscolo abbiamo parlato della duplicità delle origini, cioè l'apparente contraddizione della natura e lo slancio di superamento nella sintesi dell'arte, anche per quanto riguarda Solomos, c'è una sorta di enigma bifronte. Perché Solomos ha scritto molto sia in lingua italiana sia in lingua greca, ogni volta calandosi interamente, come ogni grande poeta, nell'uno o nell'altro universo culturale, facendosi interprete e creatore. Il bilinguismo può certo essere accolto facilmente in un'analisi esclusivamente formale, ma soprattutto nel caso di un pioniere della lingua greco-moderna, è lecito interrogarsi sull'inevitabile biforcazione tra la lingua materna, o della nutrice, come la chiamava Dante, e la lingua seconda, acquisita da altre fonti. Questo divario non è poi tanto insignificante, dato che comprende diverse pieghe nella psicologia dello scrittore. Avviata a un disdegno destino, la letteratura della Grecia moderna, come elaborazione artistica del linguaggio e delle tradizioni del popolo, i suoi studiosi hanno definitivamente collocato l'opera di Solomos, del Corai e del Rigas, al suo sorgere, come era giusto. Hanno però spesso separato dall'opera greca gli scritti italiani del nostro, considerandoli esclusivamente come una sorta di apprendistato. Certamente, come vedremo, le prove italiane di Solomos coincidono in genere con i suoi primi esperimenti poetici e molti risentono della lezione dei modelli, ma anche nell'esercizio raffinato di questa lingua acquisita, egli rivela un talento originale, che rinvia subito alla sostanziale unità del suo stile. E infatti viene suggerito addirittura da uno studioso francese che ci sia una sorta di unità, cioè che unità in tutte le espressioni della poetica di questo poeta c'è comunque un fondo comune. E vediamo ecco, appunto quali sono le radici, comunque le radici isolane di Solomos, che definisce Zacinto la bellissima fra tutte le isole. E quando egli vi nacque nell'aprile del 1798, l'isola Uliessa non era solo un vero paradiso della natura, ma rivaleggiava con Rodi, con Corfù e Candia per la bellezza e magnificenza dei suoi palazzi eretti fra il 1650 e il 1750. Dionisio è il primogenito del conte Nicholas Salomon e di Angelica Niklis. La differenza di età tra i genitori è enorme.
la madre appena 14 anni, mentre il padre 61. Essi si sposeranno nel 1807, dopo aver dato alla luce un altro figlio, Demetrio. Il padre, no, evento piuttosto singolare, muore il giorno dopo le nozze, che sono giunte a regolarizzare la condizione familiare. Qualche mese più tardi, Angelica Salomon sposa Emanuele Leondarakis. Tali controverse vicende, per tanti aspetti oscure, tormenteranno quasi per tutta la vita il poeta, con aggiunte di colpi di scena, strascichi di contese ereditarie, incomprensioni e litigi, e persino strisciante maldicenze, incesti. Poco interessa la cronaca più o meno pettegola e preme invece comprendere quanto di queste esperienze vennero a pesare, a determinare le inclinazioni introverse, le inquietudini sempre duramente sopite del giovane poeta. Quella gaia ed elegante buona società di Zacinto, che covava in sé tanti segreti, educa l'adolescente a norme nascostamente trasgredite, al culto di un formalismo spesso vacuo. La compagnia di uomini fatui e di belle dame irraggiungibili conduce presto quel ragazzo tanto sensitivo a un idealismo che sul piano dei rapporti personali gli precludeva di fatto legami affettivi reali e soddisfacenti. Amava rappresentare le donne come vestali della virtù, come le sconosciute su cui con tensione tutta romantica si interrogava. Susanna Strani e Adelaide Grassetti, i pochi nomi su cui per certo sappiamo dell'amore del poeta, erano descritte come il mio ideale. Ma mentre Foscolo presto riuscì a conciliare le esperienze della carne con gli slanci del cuore, solo Mosso non riuscì mai a superare un platonismo talvolta estremamente doloroso, che gli procurò addirittura un rifiuto patologico della relazione fisica. Atteggiamento che però pare più che comprensibile nella considerazione delle particolari circostanze della sua nascita. Adesso vediamo il viaggio in Italia, che fu un momento, una cosa molto importante, un'esperienza fondamentale per il giovane Dionisio. Orfano del padre e con una madre ancora molto giovane per dedicarsi esclusivamente ai suoi uffici materni, Dionisio viene mandato in Italia per volontà del suo tutore. Il conte Messalas è affidato alle cure del maestro Rossi. Prima fu collocato in un collegio di Venezia, dove si fece notare perché era molto vivace, un ragazzino un po' tremendo, quindi fu chiamato a Cremona. Qui vediamo una vista proprio di Cremona e della pianura lombarda, direttamente vicino al maestro, e che lo seguì negli studi finché non fu licenziato nel 15 con il diploma di maturità classica. In genere si ricordano anche poi i bottimi maestri come Cosimo Scotti, Giovanni Pini, insomma, che lo formarono veramente alla cultura classica. Solo Mosso in questi anni sembra identificarsi pienamente con quel detto di Ludovico Strani, suo grande amico. In Italia il greco pellegrinante faceva tesoro di dottrine, ne rimeritava volonteroso e mai ne dimenticava il dono. Si iscrive quindi poi all'Università di Pavia, dove si era iscritto alla facoltà di giurisprudenza, e dal 1815 al 1817, che poi no, pur senza conseguire la laurea, trovava un ambiente assai confacente alle sue azioni letterarie, trascurando ben presto gli studi giuridici. Non solo era circondato da molti connazionali brillanti che erano lì approdati in anni recenti, che divennero suoi compagni di studio e di vita goliardica. In questo periodo, muovendosi tra Pavia e Milano, poteva incontrare alcuni fra i principali ingegni del tempo. Erano anni fondamentali per l'assetto politico e culturale dell'Europa contemporanea. Il 1815 è l'anno del Congresso di Vienna, che segna l'avvento dell'anacronistica restaurazione, che apre ai popoli le strade della rivoluzione come estrema ribellione e salvezza delle speranze napoleoniche. Il movimento romantico si impone anche in Italia, con il serrato dibattito sulle riviste, nelle accademie, nei caffè e nei circoli culturali. Esce il primo fascicolo della Biblioteca italiana di Madame de Staël, la lettera semiseria di Crisostomo del Bercet, l'antologia pubblica i primi numeri, e tra le diatribe di classicisti e romantici, sostenitori dell'eccellenza delle lingue antiche sulle moderne e viceversa, si erge l'equilibrata voce del conciliatore,
palestra delle idee liberali e patriottiche. Vi è un'opera pubblicata in questi anni che forse più di ogni altra influenzò il nostro poeta ed è Gli Inni Sacri di Alessandro Manzoni. Infatti è fortissima l'influenza del Manzoni sull'opera di Solomos e quindi Foscolo, Manzoni, poi vediamo anche il Monti, furono i poeti italiani che più sicuramente lo influenzarono. E quei criteri di misura, la finalità morale della poetica manzoniana, così come venivano espresse dagli scritti letterari che Manzoni andava scrivendo, corrispondevano pienamente al rigore del gusto e dello stile che il giovane Solomossi intendeva porre come argine alla piena sentimentale dell'egotismo romantico. E inseguiva, come Goethe, il concetto di una fantasia come un immaginario guidato dalla ragione, che deve essere distinta dall'immaginazione sregolata ed arbitraria in cui caddero e continuano a cadere tanti epigoni romantici. Vediamo allora come continua questa esperienza di Dionisio Solomos col trasferimento, dopo un breve ritorno a Zacinto nell'autunno del 1818, che chiude emblematicamente il primo periodo italiano e apre il capitolo che interessa direttamente la cultura greco-moderna. E finito il periodo degli studi, inizia proprio questa grande stagione creativa. E non dimenticò mai quanto aveva imparato nei suoi primi anni italiani. Prova esplicita ne siano i famosi versi che indirizzò a Giuseppe Regaldi nella poesia La Navicella greca. Salve, d'eterna terra inclito figlio, ove grande fu sempre il canto e l'opra, nelle prospere sorti e nel verse, ove la pietra e l'aride erba è buona, ove barbaro giunsi e tal non sono. E non dimentichiamo comunque che Solomos era appena tornato in Grecia quando avvennero i fatti di Parga. Ceduta ai turchi, dopo un'inutile eroica resistenza, Solomos dovette assistere all'accoglimento dei profughi e sentire incrinarsi quella fiducia nel progresso della storia umana di fronte a quel tradimento condiviso da tutte le grandi potenze. Va detto anche che in questo periodo si iscrisse a Letteria, che è una società segreta che è stata artefice anche dell'organizzazione per l'insurrezione contro i turchi, che era molto vicina alla carboneria italiana. Quindi sicuramente Solomos come Foscolo, come Calvo, eccetera, e altri esponenti intellettuali di questo periodo si iscrissero a questa famosa società segreta. Allora, poi vediamo che nel 28 si trasferisce a Corfù, da Zacinto a Corfù, dove si era fermata l'attività accademica dell'università fondata da Lord Guildford. Aveva ereditato i beni paterni e vi poteva quindi vivere con tranquillità, dedicandosi agli studi. E ci fu proprio una contesa familiare che lo amareggiò molto in questo periodo, perché la madre, a cui era molto attaccato, aveva preferito lasciare l'eredità del padre al fratello Demetrio piuttosto che a lui, e questo lo amareggiò molto, ma poi alla fine riuscì ad ottenere il giusto, insomma, riuscì a prendere questa eredità del padre. E in questo periodo, con queste amarezze familiari, accrebbe ancora di più l'amore per la solitudine, il silenzio, con cui solo poteva raggiungere una disposizione giusta per il suo lavoro. E c'è una frase particolarmente significativa a proposito di questa serena concentrazione dello spirito, in cui scrive: sempre mi piacque la calma del mare che si stende purissima. L'ho considerata come l'immagine dell'uomo che dilungasi dai tumulti del mondo e con sincerità manifesta quanto ha dentro di sé. Qui vediamo un'immagine famosa di Corfù e vedremo appunto qui, grazie alle insistenze di Spiridione Tricupi, maturò in lui il passaggio dall'espressione poetica in lingua italiana a quella in lingua greca. È un momento fondamentale. E questo passaggio culmina proprio con l'inno alla libertà. Con l'inno alla libertà. Altrettanta sensibilità lo dimostra anche nei confronti dei confronti del Risorgimento italiano.
La sua casa a Corfù, che vediamo l'immagine, era sempre aperta ai profughi italiani. E tra gli esuli ci fu anche Tomaseo, Niccolò Tomaseo, e ospitò anche i perseguitati dalla polizia austriaca e borbonica che cercavano riparo nelle Ionie. Nel 1944 a Corfù si preparò la spedizione mazziniana dei fratelli Bandiera, che intendeva provocare l'insurrezione contro i Borboni in Calabria e da lì muovere per liberare l'intero sud. In casa Solomos erano ospitati come collaboratori domestici quattro operai italiani che parteciperanno alle imprese che, come si sa, si concluderà tragicamente. Alla vigilia della partenza volle invitarli alla sua tavola insieme con altri otto dei loro compagni. Non volle dissuaderli all'azione che pure riteneva prematura e disperata. Riconosceva bene anche la necessità di quel gesto eroico per risvegliare il popolo del Sud dalla vergognosa apatia con cui tentava di difendersi da quel giogo feudale, ma disse loro parole commosse che erano davvero di triste presagio. Allora, qui abbiamo un'indicazione di quelle che sono le prime grandi raccolte poetiche in cui ci sono stati dei letterati come Polilas, come De Biasi e soprattutto questi Spalamas che dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento cominciarono a raccogliere ufficialmente i suoi scritti. E la critica in genere divide i periodi, c'è cioè stato un primo periodo italiano fino al 23, con qualche saggio in greco, poi un periodo greco dal 23 al 47, infine un nuovo periodo italiano fino al 57 con altri saggi in greco. C'è cioè addirittura chi ha calcolato il numero esatto di versi composti nelle due lingue per misurare la quantità di produzione nell'una e nell'altra. Ma mi permetto di pensare qualche dubbio sulle equazioni matematiche che pretendono di valutare la poesia. Infatti non è tanto dalla quantità, ma dalla qualità della sua opera in italiano che possiamo certo considerare Solomos poeta anche in questa lingua. È fuor di dubbio comunque che mentre come poeta italiano si limitò soprattutto a offrire un'interpretazione, anche se originale ed elegante, dei modelli acquisiti, è in lingua greca che il suo contributo, maggiore o minore che sia in termini quantitativi, fu determinante come creatore di una nuova esperienza letteraria. E vediamo qua, il Merlier ha parlato di iconografia poetica, qui abbiamo un famoso quadro di Delacroix, che è il pittore, come si sa, più noto della rivoluzione greca. E tante valutazioni, tutti questi critici, che, letterati, che nel tempo si sono aggiunti a dare il giusto peso, la giusta conoscimento letterario all'opera del nostro, hanno visto come a volte dietro gli scritti italiani ci fosse come un substrato della poesia greca in corso d'espressione, come se ci fossero un palinsesto, no? Lui lavorava tantissimo ai suoi testi, era un perfezionista e quindi anche in questo periodo ci sono dei testi estremamente diversi, no? Con ispirazioni differenti, storiche, come il famoso si vede l'influsso dantesco e quello del Tasso nella distruzione di Gerusalemme, questo grande poema. Poi altri testi molto musicali, molto ritmati, che affondano proprio nella tradizione, nell'humus della poesia popolare, con molte suggestioni foscoliane, delle canzoni delle isole Ionie. Poi ci sono poesie storiche, per esempio una ode per Bonaparte in cui si critica l'azione dell'Udeite nei confronti delle speranze dei patrioti del Bonaparte e sulla morte di Pio VII. Infine ci sono anche poesie mitologiche in cui dedicò un bellissimo testo in prosa a Orfeo, che naturalmente è sempre il poeta di ogni tempo. In cui racconta questa esperienza della perdita, ecco, in nome della perdita dell'amore, ed ecco quindi anche le storie d'amore, le poesie d'amore, tra cui questa apparizione di cui abbiamo parlato perché fu tradotta da Margherita Dalmati, dall'italiano al greco, dedicato a una donna che poteva essere probabilmente sua madre. Che gli appare nel dormiveglia, la donna velata, una donna, un'apparizione piuttosto misteriosa. E un altro a cui si può accostare, che è la madre greca,
un drammatico profilo che evoca il sacrificio delle donne greche durante la lotta di resistenza contro i turchi. Sempre molto idealizzazione, ma vediamo che la forza drammatica della realtà storica si fa sempre più strada e gli impone una visione concreta e molto animata, insomma, da questi grandi afflato rivoluzionario. E, vediamo. Materna, o la lingua della nutrice, questo è l'approdo di Dionisio Solomos. E questo poeta che aveva imparato a padroneggiare l'italiano come sua lingua, piegarlo nella manifattura dei versi che molti ammiravano, è ormai certo, no, che abbia sempre voluto ritornare in patria, avendo un'assunzione definitiva delle sue origini culturali. E quindi non solo non trascurò lo studio della letteratura greca classica durante gli anni lombardi, e vi era stato poi introdotto da tanti maestri che aveva, ma ebbe sempre più interesse nei confronti della realtà culturale del popolo greco. E, continuamente, infatti, consultava le raccolte dei canti cleftici del Rigas, lentamente convincendosi che una nuova letteratura doveva nascere dalla vitale lingua del popolo. Occorreva recuperare alla greca purezza e semplicità quel ricco patrimonio ancora confuso e disomogeneo. Era il cammino che Dante aveva fatto molti secoli prima, dando una dignità letteraria al volgare parlato. Solomos sapeva anche da quell'esempio che la lingua materna doveva essere salvaguardata e interpretata dai poeti, ma nessuno, se non con sporadiche prove, in Grecia l'aveva ancora fatto. Non è il caso qui di entrare nel merito della spinosa questione della lingua combattuta in Grecia a quei tempi. È un problema questo ben noto a ogni studioso greco e presente anche a chiunque oggi si accinga ad acquisire o perfezionare una lingua ancora in fieri. Basti dire che la scelta del Demotikos da parte di Solomos è la presa di distanza dai sostenitori di una lingua ormai consegnata per sempre alla memoria delle civiltà sepolte, che corrispondeva appieno alle sue convinzioni romantiche. I sostenitori dell'eccellenza dell'antico erano molti e potenti. La battaglia contro il poeta di Zacinto fu violenta proprio nel merito della sua scelta linguistica. Scrisse Suzzos, che era uno dei suoi oppositori. Sono da lodare in lui l'originalità, la fecondità dei pensieri, la vivace immaginazione, ma altrettanto egli merita biasimo per aver sdegnato le bellezze del greco idioma, voluto misurare i suoi versi sulle regole della versificazione italiana, perseverato a scrivere in un dialetto che non è quello dell'intera nazione, ma in tutto speciale della sua patria. Gli studiosi concordano sull'importanza a questo riguardo della figura di Spiridion Tricupis, celebre politico e storico della Nuova Grecia. Era nato a Zante in attesa di incontrarsi con Lord Guildford. Si interessò per venire a contatto con Solomos, conosciuto per la fama ottenuta in Italia e per la passione con cui seguiva la causa liberale e in primis le aspirazioni della Grecia all'indipendenza. È lo stesso Tricupis a rievocare questo incontro nelle sue memorie. E racconta Tricupis: il tuo talento poetico, gli dissi, ti assicura già un posto di rilievo nel Parnasso italiano. Ma le posizioni più alte sono già occupate. Il Parnasso greco non ha ancora trovato il suo Dante. Io non conosco il greco, mi rispose. Come posso scrivere in greco? Era Solomos, appunto. E effettivamente la lingua con molte imperfezioni. Gli dissi quindi: il linguaggio trasmessoti con il latte materno è il greco. Tu puoi facilmente recuperarlo alla tua memoria, se mi consentirai di darti tutta la mia assistenza durante la mia permanenza a Zacinto. Io non ti parlerò in qualche parlata letteraria o nel ridicolo macaronismo, ma nella quotidiana materna lingua della tua gente. E questo è un momento estremamente importante. Ecco qua. Fatto sta che in un mese, nella primavera del 1823, Solomos scrisse di getto l'inno celeberrimo di ben 158 strofe,
di cui le prime due vennero musicate dal Manzaros, divenendo poi l'inno nazionale ellenico. Quest'inno ha l'epigrafe già citata di Dante e anche il metro è italiano, quello stesso che il Monti usò nell'inno per la vittoria di Marengo, ma è assolutamente greco nella lingua e nell'ispirazione. A 2 anni dallo scoppio dell'insurrezione, questa esortazione alla libertà, chiere, chiere, eleftheria, come fondamento di ogni civiltà, suona anche come un'invocazione alla concordia sulle contrastate vicende della rivoluzione. Non è questa la sede per riconoscere in questo testo formidabile non solo il ritratto della Grecia eroica, ma il risveglio faticoso e insanguinato di un intero popolo all'età contemporanea. È già nei contenuti l'ideale accostamento con la causa dell'indipendenza italiana è dichiarato senza mezzi termini. La libertà greca, che non conosce pietà, come la belva depredata dai suoi piccoli, si erge sulle apatiche strategie degli stati d'Europa come un ammonimento terribile. L'autore, educato alle riflessioni liberali tra i cortili dell'Università Pavese, dopo aver denunciato le diverse responsabilità dell'Inghilterra, della Russia, della Spagna, o persino di quel nuovo sconfinato paese che pure rivendica a sé la fondazione delle libertà, ha durissime parole d'attacco contro l'aquila austriaca, che pascia le ali e le ugne nelle viscere degli italiani. E quindi, tornando al problema della lingua, dobbiamo notare una cosa molto importante. Dell'inno, di questo inno, non abbiamo nessuna versione italiana dell'autore. Questo vuole dire che solo Mosso non ha sentito il bisogno di scrivere anche in italiano o di stendere prima il testo italiano, poi quello greco, come avviene altrove. E questo è un segno molto importante di cambiamento. Ed ecco uno dei testi più capitali, insomma, dell'opera di Solomò, è I Liberi Assediati. È un altro quadro famoso, La Grecia sulle rovine di Missolonghi. È uno dei testi artisticamente più validi. Come si sa, l'autore si proponeva un altro grande tema di impegno patriottico, dedicato al dramma del secondo assedio della caduta di Missolonghi. Da Zante, Solomò si era dato da fare per inviare i soccorsi agli assediati, ridotti allo stremo, ma era consapevole che l'immane sacrificio di quell'eroica popolazione si presentava ormai come inevitabile. Scrive dunque nella tragica imminenza dell'evento questo canto alla dignità umana, alla libertà invincibile perché armata del diritto. A proposito dell'ampiezza lirica dei suoi canti, prendendo a prestito un'espressione che egli stesso adottò dalla cultura umanistica, illuminista, si è parlato delle grandi sostanze di cui sono materiati, effetto certo non ottenuto con poco sforzo. Basti pensare che il poeta lavorò ad almeno 3 redazioni conosciute dell'opera con metri diversi. Se ce ne rimangono frammenti, questo è dovuto al suo perfezionismo, alla ricerca continua di nuovi spunti, di vie inedite all'espressione, che alla fine ci ha lasciato alcuni perfetti testi incompiuti. È un tratto che lo caratterizza e che, meno accettato dalla sua generazione, lo avvicina di più ai gusti e alle moderne esperienze sperimentali. Rifletteva. Una piccola città, fino allora oscura, ignorata, d'un tratto sollevatasi a grande gloria, deve soccombere alle avverse posse del nemico e della fame. I suoi difensori, dalla virtù sorretti e dalla memoria, superando via via lunga serie di contrasti materiali e morali, sentono alla fine di dover abbandonare la dolce terra natale. Di dolore in dolore passano al dolore supremo. E il loro spirito naviga in un mare da meritudine. E qui si riferisce anche alla drammaticità, dal punto di vista degli esempi classici, del Prometeo e dei grandi drammi di Eschilo. Secondo l'insegnamento del Manzoni, dunque, la verità deve essere oggetto e fine della poesia, anche se deve cogliere l'amarissimo frutto dell'esperienza. Come per quella donna di Missolonghi che apre comunque le sue finestre all'aria primaverile, e mentre cerca in sé il vero eroismo della pazienza, anche l'aria le fa guerra, portando le sensazioni che non le appartengono più. L'argomento poi dell'ambro, e l'ambro è l'altra grande opera di Solomos, è noto, è molto complesso. E qui abbiamo un
un quadro di romantico che rappresenta Saffo sulla rupe di Leucada, e così come immagine affine a questi umori romantici. E il protagonista Lambro avrebbe peccato d'incesto, essendo come Edipo inconsapevole. Nel terzo giorno di Pasqua, preso da rimorsi, la notte entra in chiesa, la notte, incontrandovi le ombre dei figli morti, che costituiscono le rabbrividenti immagini della sua colpa. E qui ci sono fantasticherie anche un po' lugubri, anche un po' morbose, di una tenebra che avvolge queste immagini, queste figure, per cui qualche commentatore ha ritrovato anche persino qualcosa del Macbeth di Shakespeare. E sull'Ambro, di cui abbiamo una bella traduzione del Pontani, scrive alcune pagine anche di ottima filologia Mario Pieri dell'Università di Padova, sottolineando questa novità dell'aver introdotto l'ottava rima, che prima dell'Ambro era stata adottata molto raramente, soltanto qualche volta nella poesia cipriota e cretese, che comunque Solmos non avrebbe potuto conoscere. Invece dopo l'Ambro, l'uso dell'ottava diviene generale, si pensi soltanto a Palamas nei decatrisillabi della Finichia. In quest'ottava dell'Ambro, la capacità cesellatrice del poeta ottiene effetti di eleganza magica. Il perfetto equilibrio strutturale raggiunto dalla riduzione di ogni componente eccedente, le articolazioni si sciolgono praticamente per lasciar vibrare con apparente libertà i folti richiami, le riprese, le consonanze fonico-ritmiche. Diversamente dai poeti del nostro decadentismo, come Pascoli o D'Annunzio, che faranno quasi svaporare la struttura sintattica nei fantasmi sonori, nella corrispondenza eufonica, nelle espansioni vocaliche, Solomos racchiude in termini essenziali la sua architettura compositiva. Percorrendo però le ricerche della poesia del Novecento, prova rapporti interni che talvolta oltrepassano il nesso grammaticale. Quindi veramente le misure ritmiche sono straordinariamente innovative, il verso, il distico, la strofe dominano sull'ordine sintattico e sull'intento narrativo che era tipico dei modelli precedenti. E questo è un tratto fondamentale per la comprensione dei massimi pregi di questa poesia, esemplarmente guidata dall'andamento ritmico. Da queste riflessioni si deduce che lo sforzo di Solomos fu quello di dare uno slancio verticale all'espressione poetica, in tutti i modi che gli erano consentiti, anche con la scelta di una metrica pressoché ignota allora in Grecia. Egli giunge a interpretare liricamente la società greca del tempo, attraverso la lingua che essa ha creato e che adopera quotidianamente. Il suo intento era, come egli stesso dichiara, di far coincidere i più grandi interessi della Grecia con i più grandi interessi dell'umanità, per concludere che così, da questo piccolo luogo, sorgeranno le grandi sostanze. La vera sostanza delle cose. Questo tema continuerà a tormentarlo fino a rendergli quasi impossibile il lavoro della scrittura. Le sue idee universali che si impegnava ad esprimere in una lingua ancora priva di una tradizione letteraria, la sua tensione verso una poesia pura e insieme arricchita nell'esperienza greca degli uomini e le cose, non poteva essere immediatamente capita dai suoi contemporanei. L'ammirazione di cui fu quasi subito circondato era più che altro legata al suo impegno patriottico, tant'è vero che il peso di questi contenuti, per di più espressi in quella forma, gli precludeva anche l'approvazione della scuola dei puristi di Atene. Tant'è che enorme fu la delusione quando, alla morte del poeta, tra la moltitudine dei frammenti perfettamente incompiuti, non si trovarono affatto quei poemi epici nazionali e patriottici che avrebbero esaltato la retorica patria. Valauritis, con studiato rammarico, dichiarava: le speranze della nazione sono state tradite. Eppure questo poeta tormentato e in gran parte incompreso, forse più di Foscolo e di Calvo, e certo più di Terzetis, di Tipaldo, Lascaratos, Marco Ras,
e dello stesso Valauritis, deve essere considerato il capostipite di quella particolare scuola di pensiero e di stile che si fa passata la storia come scuola ionica, ma ancora di più deve essere considerato come il padre della letteratura della Grecia moderna. Grazie dell'ascolto.